faccio consigliere da circa 30 anni in questo territorio, conosco bene Pino e Miracolo, come è nato e come è andata a finire questa struttura. Quando nell'86 aprimo questa struttura, che era Mercatini Rionale, dopo un po' non andava bene commercialmente, la Giunta del centro-sinistra di Bassolino decise di ristrutturarlo e di rimettere un'altra volta all'impiedi come Mercatino Rionale. Non partì come Mercatino Rionale la seconda volta. Si decise, dopo sprecati, diciamo così, la ristrutturazione per ritornare a Mercatino, si decise di far nascere una struttura artigianale su questo territorio, stanziata allora in lira e non in euro, 700 milioni per questa formazione. E fu lasciato questo incubatore femminile senza avere, diciamo, il controllo della struttura. Fu devastato. Il comune di Napoli, la persona dell'assessore Raffa, ritornai un'altra volta a ripristinare, a mettere in messa in sicurezza la struttura. Altri 800 mila euro abbiamo speso per questa struttura. Però il comune di Napoli non mette mano a far partire questo incubatore femminile. E questa è una struttura che rimarrà abbandonata grazie agli operatori della cooperativa che ce la stanno tutelando. Credo che sia necessaria la nostra presenza, perché altrimenti ci vorrebbero altri 700 mila euro per ristrutturarlo. Questa è la seconda volta che dai già a parte del carro. Udino sta a casa. Voi in pratica siete nati e cresciuti qua, quindi voi dipendete del vostro territorio. Io dico sempre che la qualità del territorio dipende sempre dai cittadini che vi abitano. E quindi, pensando questo, vuol dire che ci difendiamo il territorio nostro, insomma. Ci siamo tassati, abbiamo comprato i catenacci e le catene per chiudere poi questa struttura. Presidente Pisani, lei da qualche mese è responsabile, insomma, della municipalità di Scampia, ha trovato questa situazione. Riteniamo che sia uno spreco di denaro pubblico ottenere una struttura del genere che in un piano è anche efficiente e ormai idonea per essere utilizzata, anche con i piani inferiori potrebbe diventare un polifunzionale per i giovani, per gli anziani, un centro cinematografico, sicuramente un insediamento che può dare prestigio e sviluppo al territorio. I 15 operatori che controllano la zona, oltre a essersi autotassati per la chiusura col catenaccio del cancello, si rendono disponibili comunque a qualsiasi altro tipo di attività. Voi pensate che nel momento in cui si cambi la destinazione della struttura, questa cooperativa venga fatta fuori? Ma il lavoro va sempre tutelato, soprattutto bisogna ringraziare queste persone che stanno lì a guardare questa struttura che in questo modo non viene vandalizzata. Là c'è anche un ufficio postale che subisce una rapina una settimana sì e una settimana no. Ma non è giusto né per loro né per l'amministrazione pagare persone senza farle funzionare. Quindi quando questo centro funzionerà si potrà trovare una collocazione anche per questi operai che comunque hanno visto nascere e guardano ogni giorno questo multisala che oggi è quasi come una cattedrale nel deserto.